che linguaggio è che lei, con che lavora ogni strumento, se lo detto, lo congolo. Attenzione con questa cosa. Quando studiate lo congolo, le mani non vanno messa dentro come sono una tumbaora, che a volte in tiro vedo queste cose. Questo lo con una tumbaora, con la punta delle dita. Quasi sempre, guarda, sta qui sta il suono. Non se ne perché è un strumento che lleva su tecnica también, lleva su tecnica, se lavora con la muñeca, no se le da che sembra un aereo, no, se lavora con la muñeca, il pulso, è bello, capito, la postura è suonare il tamburo, è bello suonare il tamburo qui, sembra un pupazzo, no? Io non vedo le mani, tutte le mani, io utilizzo. Lo más lindo que ha puesto el instrumento es sacarle el suono quello bello che c'ha y pulido. La pulizia è importante. Quanti suoni riesci a tirare fuori? No, qua se solamente quello. Solo. Quelli due. Quelli due è lo che si lavora e fai la combinazione. Vedete come il suono è lo stesso sempre, questa cosa è fondamentale nel tambor, perché a volte studiamo il tambor che no, il suono è la seconda cosa più fondamentale, anche sapere il ritmo, però se tu suona bene e fai il suono perfetto che riesci, è la cosa più bella che c'è il ritmo del tambor. Con quale parte percuoti? Quasi sempre, con la mano e l'inciaio, guarda, rilassa, guarda. Guarda, bravo. Quello è il suono, via qua, le punta. Me la salita. Vedi? Visto? Che suono è più bello? Rispetto alla cosa bella, visto che è un buon. Ha sido un piacere.